Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Grazie per la vostra partecipazione. Saluto la professoressa Rosa Marrapoli, nota scrittrice, mia amica da sempre, di Bruzzano pure lei. Saluto Don Vladimiro, il parroco, Don Ivan. Saluto l'Auser di Bianco. Saluto il dottore De Angelis, il presidente Zavettieri, il consigliere Crea. Dimentico qualcuno? E tutti presenti naturalmente, tutti presenti. Ringrazio a nome della Fidama il proprietario della dimora di Cesare Pavese, Donino Tringali, socio della Prologo, per la sua gentilissima disponibilità che ci permette di affrontare questa tematica attuale e tragica in un luogo simbolo della cultura, base essenziale di ogni società civile. La data del 25 novembre è stata scelta dalle Nazioni Unite per ricordare il sacrificio delle sorelle Mirabal, violentate e assassinate da uomini dell'esercito della Repubblica Dominicana il 25 novembre 1960, perché si opponevano ad un regime dittatoriale. Sono state donne audaci e combattive, coraggiose e determinate, decisive per la riconquista dei valori violati dalla dittatura e per l'indipendenza della Repubblica Dominicana da un regime tirannico. La violenza contro le donne contempla varie forme, non solo quella estrema del femminicidio. Ancora sono troppe le donne che non hanno il coraggio di denunciare per paura, per pudore, per proteggere i figli. Così essere donna diviene spesso sofferenza tra le mura domestiche, impossibilità ad aprire la porta alla voce della violenza che vi si consuma. Non dimentichiamoci però che la denuncia di per sé è già una sconfitta, perché quella violenza è stata fatta, quella donna violentata è stata ferita per sempre e spesso, troppo spesso uccisa. È importante rendere visibili a tutti le sofferenze di una donna che deve subire all'interno delle pareti domestiche. Tante donne, subendo continua violenza, diventano suddite e psicologicamente fragili. Tutto ciò compromette i diritti e la dignità delle persone che, vivendo questa inferiorità, si ammalano psicologicamente, con vergogna, sensi di colpa e altro. E per il retaggio di una cultura patriarcale che oggi molti uomini si sentono legittimati a certi comportamenti. Il silenzio delle donne vittime di violenza può essere assordante. Bisogna far conoscere il loro dramma. La violenza sulle donne è oggi un fenomeno largamente diffuso ed ha molteplici aspetti. Non appartiene a una classe sociale o a un territorio particolare, ma investe l'intero dominio culturale di un paese. Non è una tragedia occasionale, né un fatto privato, ma una questione che riguarda tutti. È un enorme problema socioculturale. Non si può affrontare il problema solo in chiave repressiva. Urge la prevenzione attraverso programmi di educazione nelle scuole, per far crescere uomini e donne consapevoli dei propri diritti e delle proprie esigenze. Lili, vuoi parlare tu? Soprattutto nei ragazzi deve nascere la consapevolezza del problema della violenza di genere e delle ripercussioni che questo comporta nella nostra società. Dobbiamo insegnare ai ragazzi, ai giovani e a tutti quanti che bisogna cambiare mentalità. Bisogna educare le nuove generazioni al rispetto, al dialogo, alla tolleranza. In questo è fondamentale l'opera della scuola in sinergia con la famiglia.
La violenza nasce laddove c'è qualcuno che si sente più forte degli altri e in ogni caso rappresenta un fattore culturale che bisogna sconfiggere, cominciando proprio dagli ambienti educativi. Agire a livello di sistema, modificando le premesse culturali su cui si basano le attuali forme di convivenza tra uomini e donne, significa anche agire sugli stereotipi, sui linguaggi, sull'educazione. La cultura è uno strumento molto importante per scardinare pregiudizi, formare coscienze libere. Siamo certi che la formazione e la crescita culturale potranno cambiare le cose. La violenza di genere si può prevenire sradicando il fenomeno dell'habitat sociale e culturale in cui essa attecchisce e combattendo ogni forma di disagio, di solitudine, di isolamento. Il rimedio è nell'informazione, nella prevenzione, nell'abbattimento dei pregiudizi che tappano la bocca alla donna violentata. Questa è una tematica dolorosa di cui è necessario parlare, scrivere, raccontare per muoversi insieme, donne e uomini. La discriminazione e la violenza contro le donne non devono avere posto nel terzo millennio. La violenza deve cessare. Abbiamo bisogno di agire. Ora devo leggervi il messaggio che la Presidente Nazionale della FIDAPA, Caterina Mazzella, ci ha mandato e che ogni sezione che deve leggere. La FIDAPA, associazione internazionale che in Italia conta 11.000 soci, in occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ribadisce fermamente il proprio no alla violenza e si unisce al coro unanime delle donne che sono in prima linea per lottare per costruire una società e una convivenza civile più equa e soprattutto rispettosa del valore della vita delle donne e della loro esistenza. La FIDAPA denuncia l'inaccettabile condizione di violenza privata, familiare e lavorativa alla quale alcune donne sono sottoposte. Violenza che si fa ancora più feroce quando chi denuncia deve anche patire tentativi di delegittimazione mediatica, giudizi negativi in ambito sociale, scarsa tutela. Denuncia il forte ritardo dello Stato italiano nelle politiche per il superamento del divario di genere, l'inadeguatezza delle misure adottate per la lotta alla violenza di genere. In ultimo, l'irrisoria misura di indennizzo previsto nell'adeguamento alla Convenzione di Istanbul del 2004 e in atto nel 2017. La FIDAPA dice basta a ogni forma di violenza, anche quella subdola psicologica, fondata su stereotipi di genere, promossa da un certo modo di fare comunicazione caratterizzato da un linguaggio violento. Dice basta alle molestie sul posto di lavoro, alla pubblicità sessista che diffonde modelli di genere che contribuiscono alla categorizzazione e sono limitanti per la nostra affermazione sociale. La FIDAPA invita gli uomini a prendere pubblicamente le distanze da questi fenomeni e a scendere in campo per le donne e con le donne, perché la violenza contro le donne è un problema degli uomini che sconvolge tutta la società. Promuove forme nuove di educazione, a partire dalla scuola dell'obbligo, un linguaggio limpido, chiaro, coerente, una buona politica, avanti con i fatti, avanti con donne sapienti, preparate, pronte a combattere per i diritti delle donne e per un mondo di pace. Solamente per un piccolo saluto, buonasera e benvenuti a tutti quanti. Grazie a Marisa che nel momento in cui mi ha prospettato la possibilità di organizzare questa serata qui, sono stato ben contento di aderire all'invito, anche perché era proprio questa
diciamo, la mia idea da quando ho comprato la casa e ho cominciato a ristrutturarla, far sì che la piccola stanzetta che avete visitato prima, dove è stato confinato Cesare Pavese, fosse quella sì per la visita dei visitatori, ma che poi fungesse anche da volano per far sì che la casa diventasse, come dire, dare voce un pochino a tutte le iniziative di cultura che fossero state prospettate, e questa di questa sera è una di queste. E solamente allora un saluto alla professoressa Marrapodi, a cui tra l'altro, diciamo, magari lei non si ricorda, ma ci lega solamente un piccolo ricordo, perché, diciamo, stasera in piccola parte di cambio l'ospitalità che lei ci diede quando era sindaco di Bruzzano, e ci ha ospitato nella palestra, nella palestra della nostra scuola di pallavolo. Grazie per la presenza. Buonasera anche da parte mia, che rappresento la Proloco. Ringrazio la Pilapa con la quale abbiamo un'ottima collaborazione ormai da anni. Anche Marisa è nostra socia prima di essere presidente della Pilapa, ormai da due anni, insomma, è entrato nel secondo anno. E questa continuità con la Pilapa, visto anche la manifestazione contro la violenza sulle donne che abbiamo realizzato l'anno scorso sempre insieme, è appunto una tematica che alla Proloco sta molto al cuore. Nonostante questo, abbiamo negli anni trascorsi realizzato manifestazioni di questo genere, perché oltretutto la nostra Proloco, dovete sapere, che è composta tutta da donne, quindi io sono circondato da queste mani sapienti che io chiamo donne, un direttivo tutto al femminile, poi c'ho ovviamente i miei collaboratori, i miei soci che mi aiutano, tra quale questo è Tonino, che io voglio dire, non smetto mai di ringraziare, perché era questo l'intento che lui sognava per questa location: essere un polo della cultura, del sapere, della letteratura e di grandi eventi culturali. E da qui sono passati tantissimi ospiti, come sono passate tantissime manifestazioni culturali. Quella di oggi è un momento di riflessione. Io volevo lanciare un messaggio: una donna, purtroppo oggi le donne che vengono uccise, massacrate spesso e volentieri da questi amori che non sono, non è amore, è un amore deleterio, un amore mai nato, un amore soffocante. Una donna uccisa è il fallimento di una società che non si evolve, la società che è evoluta ovviamente nutre la propria identità nel rispetto del prossimo, il rispetto del prossimo è anche rispetto verso il sesso debole. Oggi abbiamo donne impegnate nella politica, nella letteratura, negli alti ranghi della società civile, nella medicina, sì, alti ranghi della società civile, tra cui anche la signora giustamente dice in medicina. E ovviamente non c'è una disparità, perché la donna è capace ove l'uomo non è capace, e si comprende. L'uomo nasce dal grembo della propria madre, senza la donna l'uomo non sarebbe mai potuto nascere. Quindi questo è il messaggio che noi dobbiamo dare, soprattutto anche nei contenitori della società, in primis le scuole. Proprio l'altro giorno ho fatto un intervento a seguito di un'intervista sul giornale dove parlavo di legalità, e la legalità, il contenitore per la legalità è appunto la scuola. La legalità che deve essere intesa anche nel rispetto, nelle forme di rispetto verso la donna e verso tutte quelle forme di rispetto che esistono nella società moderna, la società evoluta, se vogliamo andare incontro al futuro. Se vogliamo rimanere e tornare indietro, allora rimarremo sempre con quell'idea della donna come un essere oggetto. La donna non è un oggetto, ma è il completamento dell'uomo. Questo è quello che dico sempre io. Detto ciò, volevo dare l'input, sì, la segretaria Esther Leggio, che questa sera ci reciterà una bellissima poesia. Leggo una bellissima poesia che già prepara, sì. Sarebbe un inno alla donna. Negazione di Dio, negazione del diavolo, incapace di essere colpevole, sei bella, sei innegabile, sei bella come il mare e la terra prima della proliferazione umana,
e tuttavia sei donna, bella come il vento che non si vede, bella come la sera, come il mattino, sei bella e non sei la sola, sei bella tra le belle, ma nella costellazione delle belle non sei la stella, sei una delle belle. Momenti di riflessione che giustamente in questa location sono fatto è un meno inno alla donna, è un inno alla donna, alla bellezza che non è solo bellezza, la donna è anche attività, tutto quanto, abbiamo visto le donne moderne lo dimostrano, però volevo ricordare la figura preminente della donna, che è quella eterea che ti fa sognare. Grazie Maria, ecco, Esther Leggio che è sempre impegnata nel sociale. Non lo so, con la Boldrini mi dà anche una bella donna la Boldrini. Sì, però dobbiamo questa sera al momento politici perché non vorremmo suscitare ovviamente il dottor De Angelis che qua ogni volta insomma si imbastisce. No, facciamo delle belle discussioni, ovviamente, che non sono concordi, però ovviamente il dibattito è anche quello di non trovarsi d'accordo e poi. Quindi la Boldrini la lasciamo al suo posto, al suo ruolo politico che ha avuto. L'aspetto, scusa se ti interrompo, l'aspetto etereo, l'aspetto primordiale nel senso di arretratezza. Io volevo dire che appunto questa location, appunto a seguito delle tue parole, è molto azzeccata, in quanto Varese era molto ispirato dalla donna nelle sue, soprattutto anche dedica alla donna calabrese tanti passi dei suoi racconti. Quindi ispirato non solo, la donna ispira l'arte, i grandi artisti, i grandi poeti e letterati anche del mondo. Quindi è sempre stata un'ispirazione. Ma lei se guardava anche la donna sotto certi aspetti, la poesia non era solamente assolutamente, sì, ma l'aspetto della donna. Non mia, quella che ho detto io. Carmine, l'unico scrittore nazionale che è scritto femminino è Vincenzo. Un libro di Antonio Felice. Ricordiamo che Vincenzo ha avuto la capacità e anche il coraggio, perché le capacità ci sono, di scrivere un bellissimo romanzo, Il sole nel buio, dove lui si trasforma, cioè racconta come se lui fosse la donna a scrivere. Diciamo a raccontare questa storia. Quindi per un uomo è assai è molto difficile personificare una donna, quindi insomma ecco la voglia che l'uomo cerca oggi nella società moderna di imitare la donna quando insomma non lo è. Carmine, allora, siccome la professoressa Gianella Lessi doveva venire a recitare la poesia sua, vedo che non è arrivata perché aveva un problema, ma la leggo io allora, perché ho aspettato. Sì. La professoressa Lessi insegna alla scuola media qui a Brancaleone. Sì, Gianella Lessi. La moglie di Gianella. Doveva venire ma ha avuto problemi. Donna, arcano mistero della vita, imperterrita portatrice di nuovi respiri, di nuova umanità. Donna coraggiosa, fragile, amata, adulata, vilipesa, offesa, oltraggiata. Sono forti le donne, perché sono secoli che continuano a combattere instancabilmente per rivendicare il loro ruolo di mogli, di madri, di lavoratrici. Sono forti le donne quando nascondono dietro una maschera di sorriso la loro solitudine, la loro agonia. Sono forti le donne quando, per tutelare parvenze illusorie e brandelle di famiglia, rimangono accanto a uomini che le considerano meno di niente, oggetti su cui riversare la loro rabbia, le loro frustrazioni. Un grido di ancestrale dolore prorompe dal loro ventre e si mescola a quello che prorompe dalle viscere della terra, condensandosi in un grumo di sangue innocente, come quello versato sulla croce del supplizio. Gianella Lessi.
passiamo avanti adesso con gli interventi più atteso forse, la professoressa Rosa Marraponi, che è stata insegnante per lunghi anni, in pensione, è stata una donna anche sindaco, ricordiamolo, sindaco di Bruzzano in passato, e non solo, si è data molto alla cultura perché una donna è una scrittrice, ma anche un'appassionata di storia locale, cui non mancano delle pubblicazioni, bellissime pubblicazioni, che proprio recentemente ha anche presentato fuori dai confini territoriali di Bruzzano, Brancaleone. E quest'oggi farà un intervento appunto proprio per la tematica a cui stiamo trattando. Subito dopo l'intervento faremo un piccolo momento, un ricordo, perché a Brancaleone di solito non si esime a ricordare un tragico evento successo proprio nel 2013, una giovane donna ucraina che è stata barbaramente uccisa, ma di questo poi parleremo successivamente. Rosa Marraponi. Grazie. Buonasera a tutti. Sono contenta di essere qua stasera per questa che a mio avviso ritengo una testimonianza di impegno comune nei confronti delle donne, soprattutto per ciò che riguarda la violenza sulle donne, un argomento molto attuale e molto, diciamo, lontano nel tempo, perché c'è sempre stata la violenza fin dai tempi più antichi della storia dell'umanità. Certo, che cos'è la violenza sulle donne? Per le donne è una mortificazione, è una vergogna, perché noi donne siamo colpite, ferite nella parte più intima, nel nostro tempio, nel nostro segreto, nella nostra dignità di donne, di madri, di spose. Chi violenta è sicuro del nostro silenzio, perché sa che noi siamo stati educati per tradizione al silenzio, alla sottomissione, a tacere. Noi dobbiamo rompere questo muro di silenzio e gridare ad alta voce ciò che ci succede. Dobbiamo varcare, perché questo è un limite ambientale che va superato. E il superamento è espressione di civiltà e affermazione della nostra dignità di persone e di donne. Abbiamo paura di denunciare, ma bisogna denunciare, perché l'unica arma che abbiamo in mano è la denuncia. La denuncia è liberazione. Denunciando già liberiamo quel carcere che c'è dentro di noi, per restare in tema con Paese, con Cesare Pavese. Certo, ci ricatta colui che ci violenta, può tornare anche a violentarci, ma noi non dobbiamo temere questo, perché se denunciamo la nostra pena è la pena di tutti, abbiamo il conforto, abbiamo la solidarietà di chi ci sta accanto. Voi lo sapete, ci sono i consultori, ci sono i centri delle donne che trattano questo problema, che aiutano chi si è trovato in questa spiacevole situazione. Ricordo il centro dedicato a Roberta Lanzino, ricordate quella ragazza sventurata di cui non si è mai saputo dove fosse il corpo. Anche per quanto riguarda Lea Garofalo è sorto un altro centro. C'è solo da avere il coraggio di denunciare. Io ho scritto una divagazione sulla situazione della donna oggi, partendo da lontano, in modo mio, che vi voglio proporre. Fin dalla notte dei tempi più remoti della storia dell'umanità, la violenza sulle donne è sempre esistita. Fin anche nella mitologia, attraverso le favole antiche, sono presenti terrificanti casi di violenza
contro donne inermi che avevano consacrato la loro vita, verginità compresa, alla divinità di cui erano sacerdotesse. A partire dall'Olimpo fino alle pianure più basse, da Zeus, padre degli dei, fino agli eroi noti o sconosciuti, si potrebbe fare un lungo elenco di violenze sulle donne, perpetrate attraverso diversi modi di approccio. Zeus, o Giove, per quanto ammogliato con la gelosa Giunone, era solito fare ricorso ad una sottile quanto ingannevole strategia per soddisfare il proprio desiderio di conquiste femminili. Si serviva di fatte delle epifanie geliomorfe, apparizioni in forma animalesca, perché chi violenta in fondo è un animale, per rapire e sedurre le giovani donne di cui facilmente si invadiva. Si trasformò in bianco toro per conquistare Europa, Leda in cigno, Dania in pioggia d'oro. Aiace Doileo, durante la distruzione di Troia, con violenza cacciò dal tempio di Palla di Atena la profetessa Cassandra. La sorella di Ettore, dopo la caduta di Troia in veste di schiava e di preda di guerra del re Agamennone, fu da lui condotta a Micene, dove sarà crudelmente uccisa dalla propria moglie, la perfida Clitennestra, in delirio di spargimento di sangue, lo stesso giorno in cui ella assassinerà a tradimento il marito per vendicare il sacrificio in Aulide della loro figlia Ifigenia. Necessario il sacrificio per placare l'ira degli dei prima della partenza per la guerra. Violenza bellica, ancestrale e domestica in ambito reale. La violenza sulle donne deboli ed indifese appartiene infatti a qualunque ceto sociale, non soltanto alle classi più deboli. Vengono violentate le donne brutte e belle, vecchie e giovani. Questa, la violenza nell'età degli dei o del senso ed in quelle degli eroi o della fantasia, secondo Vico, antecedente all'età degli uomini o della ragione, naturalmente. Ora, se Zeus, da Dio, per usare violenza alle giovani malcapitate, ricorre ad innocenti, naturali sofisticherie, ai nostri giorni, di essere razionali, civili ed istruiti, che cosa succede in questo campo? Per tantissime donne, 94 uccise nel corso del 2018, l'unico diritto di famiglia è oggi rappresentato da pugni, schiaffi, tentative di strangolamenti, sevizie, spargimento di acido sul volto, bruciature su ogni parte del corpo, vendette domestiche, uccisioni, perdita della propria vita e troppo spesso quella dei propri figli per assurda vendetta. Soprusi tutti che lasciano un segno indelebile nel corpo e nello spirito di chi li patisce, posti in essere dagli eroi moderni, capaci di imprese misere e miserabili che non hanno niente di titanico, di gigantesco, che tradiscono la loro debolezza spirituale, l'incapacità a gestire l'abbandono della compagna e la fine di un rapporto amoroso. Sono capaci anche questi spietati, novelli medea al maschile del XXI secolo, di uccidere i propri figli per punire ulteriormente le madri, costrette per le aggressioni e le violenze quotidianamente subite ad allontanarsi da loro. Non solo violenza fisica, ma anche spirituale, per sempre segnate le donne vittime nel corpo e nell'anima. Sono forti le donne e lo dimostrano al momento del parto, ma il loro animo sensibile le porta a credere alla falsa cortesia con cui il loro ex chiede loro l'ultimo appuntamento, un falso rendezvous che serve al lupo di Capuccetto Rosso a recidere loro la vita e la luce del sole. Anche oggi c'è un caso di femminicidio. Non si contano più, è una mattanza davvero che va fermata a tutti i costi, con la collaborazione di tutti,
anche di noi che sembriamo gli ultimi della catena sociale, noi che magari non abbiamo un ruolo istituzionale, non possiamo fare niente. No, nel nostro piccolo tutti possiamo fare qualcosa. Tutti assieme costruiamo una forza. Già parlare, già questo impegno stasera, questo incontro tra di noi è molto importante, perché poi noi portiamo lontano fuori di qui quello che si è detto. E la gente sa, è importante parlare. Non devi scendere il silenzio su questo argomento. La donna è portatrice di vita. Quindi meritiamo rispetto, meritiamo, va bene, grande considerazione, perché guardate, l'interesse alla vita di per sé come valore è importante, ma è importante anche la famiglia. La donna è il perno della famiglia, tutto si basa sul sacrificio della donna e quindi deve essere messa, va bene, sull'altare positivamente, non come vittima. L'uomo è carnefice, ma l'uomo ci deve amare, perché senza di noi l'uomo è perduto praticamente. Ora io voglio lodare veramente di cuore l'avvocato Tringali, che ha ricordato pure quell'episodio che io non avevo dimenticato. Ecco, il campanellismo, sono venuti i giovani del mio paese. Cosa avete fatto, signora? Loro sono di Brancaleone, ma possono fare ginnastica nella nostra palestra, vi hanno cacciato per caso, no, quindi andateci anche voi, vedete, lo spirito di collaborazione, siamo troppo campanellisti, il campanellismo è nocivo, va superato. Comunque grazie per questo bel locale, grazie per questa bella idea, lei ha speso bene i suoi soldi, perché questa casa è un valore, rappresenta la storia, rappresenta una pagina di Brancaleone, di storia locale valorizzata dalla presenza di Pavesi, e quindi stasera riandiamo all'inverno a cavallo tra il 35 e il 36 con Pavesi. Io resto in tema con una poesia dedicata a una donna, la mia donna, nella quale ho visto tutte le donne del mondo, che non è estranea a questi locali e a Pavesi, perché si tratta, posso dirlo, della figlia di Don Oreste Politi, Marinetta Politi. Quelle che hanno la mia età la ricordano, molto sfortunata questa giovane figlia di buona famiglia, ben educata, che ha studiato, io me la ricordo, molto bella, era stata nominata reginetta in un veglione, va bene, quindi piena di felicità, di attese, di sogni come tutte le donne. Purtroppo il destino è stato crudele con lei, si è ammalata e morta giovanissima. Come ho scritto questa poesia? Io ritengo giusto dirvi la motivazione. Il professore Verducci di Brancaleone organizzava dei corsi di musica a cui i miei figli hanno partecipato. Alla fine di questi corsi si tenevano i saggi, si esibivano i ragazzi di fronte ai genitori. Quell'anno siamo stati a fare questo saggio nella Sala Europa ad Acropoli, dove c'è un bel centro per anziani, dove Marinetta era stata ricoverata. Era presente tra gli spettatori, perché gli ospiti della casa sono venuti a questo recital dei ragazzi saggisti, e io l'ho vista là, credetemi, ho sentato a riconoscerla, perché era giovanissima e sembrava un'anziana, e io poi ho sentito il bisogno di dedicarmi a questa poesia che ora vi leggo. Don Oreste Politi, dico, siamo in tema, era l'amico più caro di Cesare Pavesi. E quel Gaetano che lui va a trovare, va ad accompagnare fino alla stazione di Brancaleone, lo dice nel carcere, quando Gaetano, per una questione di donne, per restare in tema, perché aveva violentato una ragazza, c'era stata la denuncia, lui era stato arrestato, e allora Pavesi lo va ad accompagnare alla stazione, e lui si affaccia attraverso la grata, perché era sul treno, già nelle sbarre del treno riservate, nel locale riservato ai carcerati. E ricordo che Pavese fa questa considerazione, dice, il tuo carcere finisce, di un giorno questo carcere, va bene, lo sconterai questa pena e finirai con questa tua situazione, va bene, di condanna. Per me quel carcere che ho dentro durerà per tutta la vita, perché lo sapete, era problematico, Pavese, morte suicida, poverino, non aveva la fede nel 50. E un grande scrittore, che noi ricordiamo anche stasera.
E allora vi leggo questa poesia che fa parte di una mia pubblicazione. L'occasione è quella che vi ho raccontato. Ti riconobbi a stento, guardandoti a lungo. Ti osservavo confusa. Forse ti conoscevo o forse no. Sì, quegli occhi. Erano tuoi quegli occhi strani. Ti ricordavo giovanetta Gaia, privilegiata figlia unica, ammirata collegiale, reginetta del veglione di un tempo non lontano. Suonavano i corsisti, il piano, la chitarra, io mamma tra il pubblico, ospite della casa, tu che non eri anziana. Era il tuo sguardo assente, perduto lontano tanto, oltre le cose, oltre le pareti, immobile con Bach e con Beethoven. Non smisi di guardarti, non ti vedevo più Marina, ma Teresa, Lisa, Marcella. Eri il dolore di tutte le donne, un insieme di donne trafitte, la tua pena, la pena di tutte, la tua croce, la croce di ognuna, la sorte avversa di ogni era del mondo. Mi ritrovai con le lacrime agli occhi, mio figlio suonava Mozart, ma era per te che piangevo. Ti vedevo ballare quel valzer, volare in mezzo alla sala, come un tempo, sorridente, leggera, sfortunata, bella Marina. Modo che queste carceri dentro cui si sentono chiuse queste donne violentate possa aprire le proprie freneste, come soltanto parlandone, soltanto attraverso la denuncia. È una forza la denuncia, noi non siamo sole, c'è un aiuto solidale da parte non solo delle donne ma anche da parte degli uomini, perché questo messaggio va anche agli uomini, tanti di buona volontà, tanti che condannano assieme a noi, va bene, queste nefandezze che sono inaccettabili nel XXI secolo. Bene, io lascio perché so che c'è altro da fare e quindi vi ringrazio per l'ascolto. Grazie per il tuo intervento. Volevo chiedere se qualcuno voleva intervenire, insomma, con qualche intervento di Angelis, se ci farebbe piacere, insomma, che integrare questa serata, se qualcuno volesse integrare e parlare di più questa serata, me lo dica. Per fortuna ogni anno in questa data si ricorda e si parte dalle sorelle Mirabelle, come avete ricordato. Erano tre sorelle, tre donne che combattevano la dittatura, ma almeno quelle donne erano combattenti, combattevano e sapevano anche come poteva finire la loro storia. Ma ci sono altre che non avevano nessuna intenzione di combattere eppure hanno avuto la stessa sorte. Noi in Italia siamo i figli del codice Rocco, cioè, non dimentichiamo che fino al 1982 c'era il codice Rocco che venivano assolti per il delitto d'onore, quindi si poteva ammazzare un tradimento tranquillamente perché era legale l'uccisione. 1982 è stato cambiato, quindi non mi pare che sono passati molti anni ancora, quindi quella mentalità, perché bisogna fare una grande lotta sia a livello culturale per cambiarla culturalmente, perché se c'era una legge figuriamoci la cultura com'era nei confronti della donna, che l'uomo si sentiva ferito nell'orgoglio non solo nel tradimento ma in ogni cosa, perché la donna doveva essere un suo robot,
che doveva esprimere il proprio pensiero, doveva esprimere ciò che voleva della propria volontà dell'uomo. Venivano istruite a servire l'uomo. Cioè già le mamme all'epoca gli insegnavano che dovevano cucinare, che dovevano pulire, che dovevano lavare, che dovevano fare tante cose, oltre magari se riuscivano ad avere un lavoro. Quindi la donna ha un doppio impegno, l'impegno che per la famiglia e l'impegno per il lavoro. Quindi è una grande lotta a livello culturale che bisogna fare. Ma è anche una grande lotta che bisogna fare contro quelle sentenze che chi uccide oltre una donna, ma qualunque persona, invece di fare 30 anni, ne fa forse uno o due. Per esempio spiegano su internet, se voi andate a digitare, come si ammazza la moglie e non fare un giorno di carcere. Sì, perché ci sono le leggi proprio. Una volta che uno ammazza la moglie e lo dice, va a denunciare, quindi si costituisce e quindi c'è lo sconto di pena perché si è costituito. Poi dice con quale arma e dalle prove che lui l'ha ammazzato. E quindi poi c'è tu una moglie hai, quindi non puoi ripetere lo stesso omicidio, lo stesso femminicidio, perché non si può ripetere perché era uno. Insomma, alla fine si arriva a 3 anni. A 3 anni ci sono i servizi sociali, si fanno 3 anni di servizi sociali e poi si va a vivere la propria vita normalmente. E quello che dico non è campata in aria, che noi abbiamo avuto un caso a Sedere qualche anno fa, parlavano i giornali, uno che ha ammazzato la moglie e non ha fatto nemmeno un giorno di carcere proprio con questa. E quindi il lavoro da fare è grande perché bisogna partire dalla scuola, perché parlavamo di cadenza della scuola, di cadenza della società, di decadenza della società. Quindi qua abbiamo due cose che sono molto importanti. E da lì bisognerebbe ripartire, perché in questi ultimi anni proprio è stato mollato completamente. Io dico sempre che quando facevo l'elementare la maestra cristiana ci faceva leggere il libro cuore. Il libro cuore ti insegnava per amare, ad essere leale e ad amare il prossimo. E oggi invece queste letture non ci sono più. La televisione, una volta i cartoni animati da bambini erano cartoni animati che ti educavano sempre ad abbracciare il prossimo, oggi invece sono di violenza quando sono subentrate quelle cinesi o giapponesi che erano. Quindi di combattere, di ammazzare. Io mi ricordo una volta quando mia figlia Carolina aveva 3 anni, mi chiese di mia madre, dice, la nonna è morta, io ho risposto io, lei mi disse chi l'ha ammazzata. Quindi, già, si concepiva la morte come qualcuno che ti ammazzava, perché attraverso quello che vedeva nella televisione, e la morte era quella, non una morte naturale, ma una morte violenta.